Questo è il risultato che ottenete quando versate l'acqua calda della tisana in tazza e intanto giocherellate sul cellulare. Non è ustionante, ma è bella calda. Mi ci voleva, ho preso freddo. Ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Questo è il video relativo al weekend 7, 8, 9 dicembre, si sta dimostrando un weekend pieno di impegni, tutte cose belle. Inizio a raccontarvi partendo da ieri, che era venerdì 7 dicembre appunto. Ieri sera alle 6 sono andata in una libreria all'interno del centro commerciale I Granai a Roma, perché c'era la presentazione del nuovo romanzo di Donato Carrisi, Il gioco del suggeritore. Ho assistito alla presentazione fatta dall'autore e ovviamente a fine presentazione la firma dell'autore sul thriller. Donato Carrisi è questo faccione qua. È stato molto, molto simpatico, anche se devo dire per certi versi mi ha un po'. Non un po' deluso, ma non è stata la presentazione che mi aspettavo io. Ora vi racconto perché. Intanto, cosa fondamentale che vi racconto subito è che Il gioco del suggeritore è effettivamente il secondo romanzo, il secondo thriller che segue il suggeritore. No, perché tra i consigli che mi sono stati dati da voi e anche da alcuni ragazzi ieri in libreria, io avevo capito un po' male. Pensavo che altri thriller scritti da Donato Carrisi fossero le parti successive del Suggeritore, come se fosse più di una trilogia. In realtà non è così, nel senso che Tornare dopo 10 anni sul luogo del delitto, cioè recuperare un personaggio dopo 10 anni, è stata un'impresa abbastanza ardua perché io non ho voluto farlo subito, adesso ve lo confesso. Molti avrebbero voluto, molti editori in giro per il mondo e non solo tanti lettori, avrebbero voluto un seguito del Suggeritore immediatamente per cavalcare l'onda di quel successo. Io non volevo imprigionarmi, francamente, in una storia, in un romanzo. Non volevo che vi affezionaste troppo ai protagonisti, perché in quel caso mi avreste in qualche modo trascurato il seguito. Per cui ci sono stati dei romanzi con la stessa protagonista, l'ipotesi del male e anche l'uomo del labirinto, ormai insomma possiamo dirlo perché è uno spoiler molto relativo. Però non c'era più stato un romanzo con un suggeritore. Quindi si era creata un po' questa confusione. Molti pensano appunto che alcuni thriller che lui ha già scritto siano il continuum del il Suggeritore. In realtà non è così. La seconda parte è questa, Il gioco del Suggeritore. Allora, io devo dire una cosa, secondo me Donato Carrisi è una persona molto simpatica, aperta, disponibile, e il fatto che secondo me lui sappia scrivere veramente tanto bene, io ve l'ho già detto, perché quando leggevo Il Suggeritore ero completamente presa e coinvolta. Cioè, Donato Carrisi, senza l'uso del suono e senza l'uso dell'immagine, ma soltanto con l'uso della parola, mi aveva completamente coinvolta nella storia del suggeritore, quindi per me questo lo ha reso ai miei occhi, almeno a livello italiano, il principale scrittore di thriller. Punto. Andando alla presentazione ieri, io avevo sicuramente delle aspettative che onestamente però sono state un po' deluse. Quello che succede nelle presentazioni è che l'autore o l'autrice legge una piccolissima parte o comunque si racconta un qualcosa che sta dietro la scrittura di quel romanzo, insomma, un qualcosa del genere. Quello che ha fatto ieri Donato Carrisi con noi è stato un gioco. Come vedete, non c'è nessuno qui accanto a me a presentarmi perché stasera giochiamo. Ci state a giocare con me? Io sono rimasta un po' delusa, forse ho mancato di attenzione o forse ho mancato di intelligenza, non lo so, non ho afferrato subito dove volevo arrivare, cioè io lo ascoltavo e tra l'altro
non sempre trovandomi in accordo con lui, pensavo, vabbè, ma dove vuole arrivare a parare? Dove andiamo a finire con questo discorso? Non riesco a capire. Questa è una cosa che ho pensato più volte ieri, perché lui, partendo dall'inizio, la prima cosa che ha fatto è stato agganciarsi all'uso esagerato che facciamo noi dei telefoni cellulari e al modo in cui ricorriamo nel web in continuazione. Quante ore passiamo sul cellulare per andare sui social, su Google, a googlare cose, fatti, persone e via dicendo, e ha chiesto a noi: se siete d'accordo, spengete i vostri cellulari. Lui fondamentalmente quello che voleva fare era dimostrare, tenendo i cellulari spenti per 15 minuti consecutivi, andando poi a riaccenderli tutti insieme, quanto rumore ci sarebbe stato in sala con tutti i suoni delle varie notifiche che sarebbero arrivate a tutti noi. Quando invece un quarto d'ora dopo abbiamo riacceso i cellulari, silenzio di tomba, perché Carrisi non aveva considerato che nella libreria in realtà non c'era campo. E tramite questo si è collegato al discorso, se vogliamo, un po' ovvio, un po' scontato, del fatto che si perde tantissimo tempo online e che ci si lascia coinvolgere, perché in realtà quando noi siamo online spesso rientriamo all'interno di algoritmi, per cui se una volta tu vai a cercare i jeans della Levi's, ogni volta che poi vai online ritrovi delle pubblicità di jeans o altri oggetti della Levi's. Il web ti ripropone le cose a cui tu dimostri di essere interessato, perché fondamentalmente si ricorda tutto quello che tu fai online. Se vai su Facebook, quali sono i profili che visiti maggiormente, stessa cosa per Instagram, stessa cosa per YouTube, quali canali segui maggiormente, e stessa cosa per le ricerche e le indicizzazioni in generale. Non ci ha detto niente di nuovo, insomma, un discorso abbastanza prevedibile e scontato. Da questo si è agganciato al discorso della manipolazione comunque delle nostre emozioni. Il web riesce con grande efficacia a manipolare le nostre emozioni. Ha fatto per esempio un esempio di un fatto che è successo dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, un fatto di cui io, per esempio, pur stando sempre online, non me ne ero accorta, non ne ero venuta assolutamente a conoscenza. Ha raccontato che dopo il crollo del ponte hanno iniziato ad andare nel web foto delle vittime. Pare sia stata usata la foto di una ragazza giovanissima che è morta nel crollo del ponte. Lei era in viaggio con il suo ragazzo, stavano andando in vacanza, e accanto alla foto di questa ragazza c'era la foto della lettera che il padre ha scritto a questa ragazza. Ve la sto raccontando il fatto esattamente come ce lo ha raccontato Carrisi. Quindi c'era questa lettera molto commovente, molto coinvolgente, di un padre che si prendeva la colpa per quello che era successo alla figlia, dicendo: tu lo sai, io sono un padre geloso del tuo ragazzo, io non volevo che tu andassi in vacanza con lui, avrei voluto fermarti, ma per non essere un padre geloso ti ho lasciato andare, ti ho lasciato partire, e tu invece sei morta nel crollo del ponte, e io questo non me lo perdonerò mai. Non credo siano esattamente le stesse frasi che si leggono in questa lettera, perché io le ho ascoltate da Carrisi, che a sua volta le riportava, quindi qui non ci sono fonti dirette, però forte commozione nei confronti di questo padre che perde la figlia. Ci sentiamo tutti molto vicini a lui, alla sua sofferenza, al suo dolore, e invece è venuto fuori che questo papà in realtà è morto 20 anni prima della figlia. Questa era una bufala, un fake. Carrisi lo ha portato come esempio di manipolazione delle emozioni da parte del web e dei social. E mentre io ascoltavo, continuavo a pensare: sì, ok, tutto giusto, ma dove stiamo andando con questo discorso? Agganciandosi poi al discorso della manipolazione delle emozioni, Carrisi ci spiegava, ma anche qui è una cosa che in realtà si sa e che è anche abbastanza scontata, il fatto che quelli tra noi che si fanno tanto coinvolgere dal web, da rimanere incastrati tra virgolette nei social, Facebook, Instagram, YouTube, condividere foto, pensieri, vita vissuta,
lui sostiene che in realtà ci sia poca consapevolezza del fatto che poi si rimane letteralmente incastrati nel web, cioè internet non ti dimentica, tutto quello che dici, che tu fai rimane sempre memorizzato, e che volendo allargare un po' questo discorso nel tempo e volendo proiettarsi a 300 anni futuri, le generazioni future alla nostra potrebbero venire a rivedere quello che siamo stati noi, quello che abbiamo fatto, mangiato, come ci siamo vestiti, come ci siamo comportati, potrebbero commentarlo, potrebbero giudicarlo anche negativamente, perché lui diceva la società cambia nel tempo, cambiano i valori, cambiano le emozioni, e in realtà noi tra 300 anni potremmo essere giudicati anche negativamente dai nostri pronipoti. E anche qui io ho pensato, sì, vabbè, tutto giusto, forse un po' limitato, ma dove vuole arrivare? Io ho fatto anche l'esempio di Steve Jobs, raccontando il fatto che quando Steve Jobs ha saputo della sua malattia, non so quanti di voi sanno che Steve Jobs è morto per un cancro al pancreas, pare che non abbia voluto farsi curare con la medicina tradizionale, nonostante i suoi medici, i suoi specialisti gli avessero detto: guarda, nella sfortuna sei stato fortunato, perché il tipo di tumore al pancreas che hai tu è l'unico curabile. Quindi in realtà fatti curare, perché potresti anche sopravvivere. Pare che Steve Jobs abbia deciso di procedere con delle cure alternative alla medicina tradizionale e poi è venuto a mancare. Personalmente l'esempio su Steve Jobs non l'ho capito, così come non ho capito l'esempio che ha fatto sul fondatore di Facebook. Lo ha un po', anche un po' preso in giro, se vogliamo, ha detto: questo ragazzo, un po' un nerd universitario, alla fine ha messo in piedi un sistema per vedere i volti delle ragazze, delle sue compagne di college che non gliel'hanno voluta dare al college, quindi lui aveva creato questo sistema che poi conosciamo come Facebook. Anche qua, sì, ok, si sa, ma dove vuoi arrivare? Insomma, ecco, ha fatto tutto questo discorsone sul web, sull'importanza che a volte noi non gli diamo perché non siamo consapevoli, oppure non ci importa più di tanto del fatto che quello che facciamo online rimane online, ripeto, dalle nostre ricerche di su Google, dalle cose che compriamo, le foto che mettiamo, i video che mandiamo online su YouTube. Io non mi sono per niente sentita coinvolta in questo, lui ci ha trattato così, come persone che non danno più di tanto peso a tutto questo, ma regalano se stessi al web. Passano anche tanto tempo, da una ricerca è emerso che perdiamo un mese e mezzo di vita all'anno sui social e in giro nel web. Insomma, ha fatto tutti questi esempi, ha fatto tutto questo discorsone che fondamentalmente io non posso dire che lui abbia detto cose sbagliate, perché ha detto tutte cose fondamentalmente vere, quindi corrette. Forse le ha un po' strumentalizzate per arrivare poi all'ultima frase, che è stata quindi internet con noi fa questo gioco: se noi entriamo in internet poi non ne usciamo più, se noi entriamo nel web non ne usciamo più, questo è il gioco di internet. Poi ha preso in mano una copia del suo romanzo e ha detto: il gioco del suggeritore ha solo una regola: se entrate non ne uscite più. Lui ha fatto tutto questo discorsone che io vi ho raccontato per arrivare a questo. A me è sembrato un discorso un po' forzato per arrivare poi a dire del suo libro soltanto questa frase: il gioco del suggeritore ha soltanto una regola: se entri non esci più. Bello, però non lo so, io onestamente mi aspettavo dell'altro, mi ha un po' deluso. Però mi porto via, oltre ovviamente a una copia del suo thriller autografata, mi porto via comunque la contentezza di essere andata, di averlo conosciuto di persona, di averlo sentito parlare dal vivo, che sono comunque sia cose che fanno piacere quando ne apprezzi la sua capacità artistica.
Quindi sono contenta di essere andata alla sua presentazione, mi aspettavo altro. Ora io non so se in fase di montaggio ho già messo le foto di ieri, perché poi tra l'altro io avevo iniziato a fare delle riprese delle cose e poi mi sono resa conto che c'era tanto di cartello con il divieto. Quindi poi ho rimesso la Sony in borsa, non ho più ripreso nulla, mi sono goduta comunque sia tutto il tempo della sua presentazione e ho ritirato poi fuori dalla borsa la Sony per farmi fare una foto insieme a lui da una fotografa che era lì, ma che evidentemente non sapeva usare bene la Sony, cioè non sapeva con quale pulsante scattare la fotografia, quindi ci ha messo un po', c'è stato un po' di imbarazzo perché io me la guardavo questa fotografa come per dire: ma sei una fotografa, possibile che non sai dov'è il pulsante per scattare la foto? C'è stato, ecco, un momento di imbarazzo. Anche Carrisi mi ha detto: la prossima volta vieni con le istruzioni. Io gli ho fatto anche la faccia di quella che ci rimane male, della serie: vabbè, sta battutaccia te la potevi anche risparmiare, però per carità, magari aveva anche ragione lui, sicuramente, ma io non ho pensato che una fotografa potesse non trovare il pulsante per scattare la foto. Mi ero preoccupata di dargli il libro già aperto alla pagina dove volevo la dedica, per dire, no? Nella foto con Carrisi sono venuta malissimo, sono venuta con un faccione gigantesco. Devo dire che Carrisi è più bello di persona che non in questa foto, però vabbè. Poi la giornata di oggi è sabato 8 dicembre, avevo quest'altro impegno.